Ben ritrovato, oggi sono qui ai piedi delle montagne, come ben vedi, dove abbiamo appena finito di collaudare una pompa di calore professionale da 18 kW. È professionale come sempre, lo vedi dalle dimensioni, è una pompa di calore da più di 400 kg con un ventilatore maggiorato per avere maggiore efficienza e una batteria evaporante molto molto grande. Siamo in una zona dove temperature anche di meno 10, meno 12 sono ormai una consuetudine in qualche giorno d'inverno, quindi necessitavano di una pompa di calore che dasse performance soprattutto d'inverno. Qui sotto abbiamo un edificio industriale, si tratta di uffici e si tratta di uno showroom con l'officina annessa. Forse non te ne sarai accorto, ma la pompa di calore è in funzione e una pompa di calore del genere dovrebbe fare molto rumore, ci si aspetta che il rumore sia piuttosto elevato, invece in realtà lo senti a malapena di sottofondo, quindi è una pompa di calore che è stata pensata con delle alettature particolari a coda di rondine per ridurre notevolmente il rumore. Il cliente prima aveva un impianto diviso con due generatori e questo ovviamente porta il doppio della manutenzione. Aveva una caldaia per riscaldare d'inverno e aveva un vecchio chiller per raffrescare d'estate. Entrambi, sia la caldaia che il chiller, lavoravano su dei ventil convettori posti appunto negli uffici e nello showroom. Adesso vieni con me che ti mostro come è stato pensato e realizzato l'impianto. Questa è la parte primaria del circuito, ovvero tutta la parte tra la pompa di calore e l'accumulo, cioè il puffer tecnico. Noi siamo intervenuti soprattutto nella parte primaria e quello è il circolatore della parte primaria e andiamo a preparare acqua calda o acqua fredda all'interno di questo accumulo tecnico. La parte secondaria è rimasta tale quale quella che aveva prima il cliente. Quindi non è stato rivoluzionato l'impianto del cliente, ma semplicemente adattato per l'utilizzo con una pompa di calore. Il partner in questo caso ha utilizzato delle tubazioni in acciaio che poi saranno rivestite e coibentate per aumentare l'efficienza, ovviamente non avere dispersioni di calore che sarebbero inutili. In questo caso il partner ha realizzato una struttura in pannello sandwich coibentato per tenere caldo il puffer. Essendo degli uffici andiamo solo a fare riscaldamento e raffrescamento e non acqua calda sanitaria. Già il puffer è ben isolato e grazie alle lamiere coibentate in sandwich e poliuretano sarà ancora meglio isolato. Qui abbiamo le tubazioni di mandata e ritorno dalla pompa di calore. Insieme al partner abbiamo studiato una configurazione che sia performante sia d'inverno che d'estate, con delle semplici valvole di chiusura. Infatti d'inverno abbiamo pensato, avendo dei ventil convettori, di mandare l'acqua calda in mandata nella parte alta del puffer, così stratifica, e ritorno in macchina invece dalla parte bassa. D'estate il circuito invece è stato pensato affinché la mandata della pompa di calore vada nella parte bassa del puffer e una parte anche indiretta verso i ventil convettori, in modo da portare ai ventil l'acqua più fredda possibile e avere il maggior comfort per il raffrescamento. Il ritorno dall'impianto, che è dall'altra parte, invece passerà sempre all'interno del puffer per poi tornare in macchina verso la parte alta. In questa maniera andiamo a stratificare in maniera ottimale e garantendo delle maggiori prestazioni sia per la pompa di calore ma soprattutto per l'impianto di distribuzione. Se non tieni a conto di queste accortezze rischi che il cliente d'estate o d'inverno ti chiami perché non è soddisfatto delle prestazioni e soprattutto del comfort all'interno degli uffici. Tutto questo grazie a un team di progettazione che supporta i partner per trovare la miglior soluzione ad ogni specifico caso. Non è detto che questo sistema sia ideale anche per altri uffici perché hanno magari dei sistemi di distribuzione leggermente diversi. Allora con questo ti saluto, se hai come sempre delle domande specifiche per il tuo caso puoi farle nei commenti qui sotto e ci vediamo nel prossimo video.